Festa di Santa Barbara, siamo qua nella Galleria del Terzo Valico, il Cardinale ha celebrato una messa importante per benedire quest'opera qua, che sarebbe una vera benedizione per il nostro territorio. Proprio il Cardinale ha detto parole che io faccio mie, che Genova è il porto d'ingresso, cioè è il gate d'ingresso non per il paese ma anche per l'Europa, pertanto è un'opera assolutamente indispensabile, dobbiamo lavorare, è già completamente finanziata, mancano alcune firme, cioè bisogna andare avanti. Oggi siamo stati testimoni di una grande opera che ormai è iniziata e che non può assolutamente terminare qui. È fondamentale per ridare a Genova quello splendore che abbiamo già visto tra il XIV e il XVII secolo, che hanno cambiato il mondo con i traffici, con i trasporti. Beh, quest'opera assume un'importanza fondamentale, è un'opera interamente finanziata per i collegamenti che può dare con Torino, con Milano e con il resto del mondo. La Grande Milano ha bisogno di questo tipo di collegamenti. Noi non possiamo immaginare di vivere una realtà di benessere nel nostro piccolo, ma bisogna che si pensi ai collegamenti. Quindi io penso che qualunque valutazione vada fatta, le valutazioni vadano fatte, ma sicuramente gli investimenti danno un risultato positivo. È un'infrastruttura che peserà a livello europeo, non solo a livello Genova, che ricordiamo è la porta del Mediterraneo, la porta per l'Europa, il porto più grande del Mediterraneo. Quindi tutto questo è un qualcosa che non può che continuare velocemente per consentire la ripresa che ormai da troppo tempo manca sul nostro territorio. Non è il momento per stare a sindacare o a perdere del tempo, soprattutto dobbiamo lavorare, portare a termine dei lavori che sarebbero stati previsti già da tempo, sono assolutamente indispensabili, ripeto, non in un'ottica locale ma in un'ottica internazionale.